Benvenuti in una nuova puntata di Tol GP, una nuova intervista. Oggi una chiacchierata che non vedevo l'ora di fare, perché quello che andrò a presentarvi è sicuramente un personaggio divertente, interessante, molto intelligente, molto verticale, soprattutto sui tecnicismi che stanno dietro e ruotano dietro alle MotoGP. È la voce tecnica, la spalla di Guido Meda, ma ormai è diventato un personaggio a sé stante, che è ingombrante, anche se vogliamo così dire, talmente bravo a spiegare, a comunicare al pubblico quello che succede in pista. Avete già capito, Mauro Sanchini, il Sanchio. Ciao Sanchio, come stai? Innanzitutto bene, tutto bene, perché siamo in attesa di rivedere le moto in pista, però io stavo pensando una cosa. Hai fatto un'introduzione bellissima, hai detto che non vedevi l'ora di parlare con me, mi hai dato dell'intelligente addirittura, che è una cosa enorme, e io quasi quasi ti saluterei e lascerei la puntata così, perché se parlo rischio di farne i danni, così faccio bella È figura. bello così. No, Quindi abbiamo fatto voto 10, possiamo andare. già ho poco tempo, perché poi tu hai i tuoi impegni, io i miei impegni, abbiamo una ventina di minuti, non voglio rubarti troppo, e allora andiamo subito Nel nocciolo. esatto, nel nocciolo della chiacchierata. Per chi non lo sapesse, così mi faccio anche un po' di autopromozione, che non la faccio mai, Mauro Sanchini mi ha aiutato nella prefazione di questo libro, Le leggende del motociclismo. Bellissimo. Grazie, una Mi permetto chiacchierata. di dire bello. Il libro racconta 20 leggende, diciamo da Geoff Duke, quindi il primissimo pluricampione del mondo, fino a Marc Marquez, l'ultimo pluricampione del mondo, 8 titoli, c'è ovviamente Valentino, Agostini, Pasolini, molti altri. E io nella chiacchierata con te all'inizio ti chiedo chi è secondo te il prossimo talento a cui stare attenti, su cui puntare. Tu mi fai un nome, su cui eravamo concordi ovviamente, perché era impressionante la velocità a cui stava arrivando, che era Jorge Martin. Ora, sono passati 2 anni da questo libro, rifaresti lo stesso nome come talento puro, non come talento che deve arrivare perché ormai è in MotoGP, ma rifaresti lo stesso nome, perché io lo vedo che può essere un anno favorevole allo spagnolo, viste le sprint race, che lui è molto forte nei primi 10 giri, nella prima parte di gara. Cosa ne pensi? Ma ti rifarei lo stesso nome, assolutamente sì, perché Martin è uno di quelli che comunque ci ha fatto vedere che, ad esempio, nel giro secco è incredibile. E pensavamo che lo fosse in maniera diciamo stratosferica, Pecco, perché ha fatto delle pole position veramente fuori da ogni limite. In alcune occasioni abbiamo visto che Martin ha saputo addirittura fare ancora meglio, e negli ultimi Gran Premi ha dato dei distacchi in alcune occasioni che erano davvero spaventosi. Se andiamo a vedere e valutare la MotoGP moderna, perché non dobbiamo più ripensare alla MotoGP di una volta, adesso i tempi sono tutti molto ravvicinati, le moto sono tra di loro molto competitive, i piloti, il livello è altissimo. Martin ha saputo fare delle cose incredibili. Però, ci metto un piccolo però, devo dire che mi aspettavo che la sua crescita fosse un pochettino più rapida a concretizzarsi. Invece Martin ci ha fatto vedere di essere capace di lottare per la vittoria, di fare dei podi, di fare delle pole position, ripeto, senza un limite fisico, però ci ha dimostrato anche di commettere tanti errori. E abbiamo visto, insomma, gare dove magari partito fortissimo e dopo pochi giri poi l'ha buttata in terra, e non è successo solo una volta, ecco. A questo punto della carriera di Martini, io mi aspetto che, insomma, riesca a concretizzare in maniera un pochino più decisa, diciamo, il suo talento, perché secondo me ne ha tanto. Ne ha tanto, come tanti altri nomi che ci sono comunque presenti ormai in MotoGP. Tu questa stagione, parto, faccio un po' di domande e poi passiamo ad altri temi, ma questa stagione dovessi appunto scegliere chi potrebbe giocarsi il titolo, fai quei 3 nomi lì, Fabio, Pecco e Marc, o ci metti dentro anche altri piloti? Allora, sul mondiale di quest'anno, sinceramente, secondo me bisogna mettere dentro tantissimi nomi. Chiaro che tutti sono capaci di poter ambire a un risultato enorme, ma quelli che sono i più blasonati, dobbiamo dirlo che sono e rimangono, secondo me, quei tre lì più Bastianini. Assolutamente, né a Bastianini si va ad aggiungere, secondo me, a Pecco Bagnaia, Quartararo e a Marquez, come hai detto te, perché
ha già dimostrato l'anno scorso di poter vincere 4 gare e lo ha fatto il secondo anno di mondiale in un team che comunque non era ufficiale. E vincere 4 gare con un team che non è ufficiale, anche se il team Gresini ha fatto un lavoro straordinario, la Ducati era comunque valida, però insomma vuol dire che in un team ufficiale, proprio direttamente diretto dalla casa, lui possa partire con l'ambizione di vincerlo il mondiale. Quindi io credo che questi 4 nomi saranno il punto di riferimento di tutti quanti già dai test invernali e dalla prima gara. Perfetto. E come una domanda, visto che abbiamo citato Enea e Pecco nei 4 che possono giocarsi il titolo, hai citato i 2 del team ufficiale Factory Ducati. Quindi secondo te Ducati ha il team migliore da questo punto di vista? Sei convinto che Enea e Pecco, anche se non è un gioco di squadra evidentemente, comunque comprendono i 2 piloti che rendono la squadra più forte, quindi Marc Marquez con Mir e Morbidelli con Quartararo. Morbidelli ovviamente in questi anni purtroppo non ha fatto benissimo, nelle ultime 2 stagioni non sono all'altezza della Coppa Italiana. Ma non sono all'altezza, forse magari è eccessivo, ecco, però effettivamente diciamo la coppia dei 2 piloti che sono inducati sono quelli di riferimento, perché se andiamo a sommare le gare di Pecco e le gare di Enea sono 11 gare vinte, praticamente oltre metà campionato intero già vinto da loro, per cui è ovvio che il riferimento di tutti e 4, quelli che sono i punti diciamo saldi del mondiale nuovo, saranno comunque loro 2, anche perché hanno vinto tanto, hanno una moto tra le mani che comunque è campione del mondo, sia costruttore che campione del mondo piloti. L'anno prima era stato costruttore, quindi vice campione del mondo con Pecco, cioè è una Ducati che secondo me piano piano con Dall'Igna, con tutti i tecnici che ci sono a Bologna, che sono presenti in pista eccetera, è arrivata a costruire una moto che ha aperto un ciclo, e di solito i cicli, io credo che dall'esperienza che ho avuto in passato, 6, 7, 8 anni solitamente tendono a durare, perché poi per gli altri non è facile andare a compensare il gap che hanno costruito, e questo è un motivo d'orgoglio per noi italiani, ecco. Per cui io credo di sì, anche perché sia Bastianini che Pecco sono 2 piloti molto forti, molto veloci, tra virgolette 2 piloti molto scorrevoli, ma con 2 modi di guidare molto differenti tra di loro, e io credo che questo possa dare delle indicazioni a Ducati importantissime, possano compensarsi tra di loro, e quando il livello dei 2 piloti del team non sono amici come erano con Miller magari l'anno scorso, non lo saranno, non lo so, anche perché l'ambizione di entrambi è quella di vincere, però abbiamo già visto ad esempio con Lorenzo e Valentino, quando i 2 piloti rivali vogliono arrivare allo stesso punto, se sono veramente forti crescono insieme e si autoalimentano, quindi io credo che questo connubio possa essere davvero forte per loro. E visto che hai citato il gap su le moto, quest'anno abbiamo un'evidenza, le 16 moto in pista europee contro le 6 giapponesi. Credi che quest'anno possa essere colmato un piccolo gap da parte di Honda e Yamaha, o è ancora presto? Perché dai test di Valencia né Marquez né Fabio erano molto felici. È vero, sono venuti via molto arrabbiati, e effettivamente la delusione di Quartararo l'abbiamo condivisa anche io e Guido in cabina, perché quando eravamo là che ci aspettavamo, perché del resto è vero che noi tifiamo Ducati e tifiamo piloti italiani, e sono orgoglioso di poterlo dire, perché per me se c'è un pilota italiano, un ragazzo nostro che può vincere una moto nostra, tra virgolette, anche se lo sport è mondiale, però io, a me fa piacere, ecco. Però è anche vero che noi viviamo con molto, come posso dire, sentimento anche Quartararo, un ragazzo eccezionale, speciale, e sinceramente ci aspettavamo di vedere una Yamaha che quando è arrivata là il giorno dei test, ad un certo punto si sentiva dire dai box, ora parte il motore nuovo, ci aspettavamo di, subito guardavamo la colonna della velocità perché ci aspettavamo di vedere un incremento. No, si è visto poco. Io credo che loro siano andati un po' con i piedi di piombo, e sono convinto che il motorista che hanno preso nuovo sappia fare bene il suo mestiere, e che durante l'inverno possano mettere a punto, perché sappiamo come i giapponesi non vogliano neanche pensare che un motore si possa rompere in pista. Quando è successo a Valentino al Mugello, probabilmente ci saranno stati dei giapponesi che si sono tagliati le vene per quello che è stata l'immagine di quel motore lì.
piuttosto da quella volta hanno fatto due passi indietro, e il motore forte come andava quell'anno lì ancora non c'è più tornato, hai capito, per stare dalla parte del sicuro. Quindi io credo che durante l'inverno e per i test a Valencia si siano tenuti sul sicuro, ma mi aspetto di vederlo già in Malesia, un motore che sia un po' più prestazionale. E Quartararo, Morbidelli che è un altro pilota fortissimo, che le ultime gare ha fatto rivedere qualcosa di importante, dovessero avere un po' più di velocità di punta, la moto insomma ha fatto vedere che può essere veloce nelle curve, per cui io non credo che sia lontanissima, ecco. Mi aspetto che ci possa essere un bel salto di qualità. Stessa cosa per Marquez, che veramente era furibondo in test, io non l'ho mai sentito parlare così diretto alla Honda, perché quando lui ha sottolineato io e la mia squadra abbiamo fatto bene il nostro lavoro e il risultato non c'è, la colpa l'ha data tutta alla Honda, quindi ha fatto capire che devono svegliarsi e fare qualcosa di nuovo. Però che la Honda è un'altra casa molto potente, che io credo durante l'inverno, in questi mesi, sicuramente in Malesia potrebbe anche presentarsi come è successo in passato con 2, 3, 4, 5 moto differenti una dall'altra per accontentare Marquez, che tra virgolette teniamolo d'occhio, si sta allenando e sta recuperando fisicamente in una maniera che ricorda il Marquez di qualche anno fa. Assolutamente, assolutamente. Hai detto secondo me due cose che mi hanno interessanti, che mi hanno fatto venire due domande. Le altre invece non erano interessanti. No, no, scusa. Scherzo. No, assolutamente era tutta interessante la tua opinione, ma mi hanno fatto accendere delle lampadine due affermazioni. La prima, quella relativa al fatto che siamo orgogliosi di essere italiani e se c'è qualcuno da sostenere di italiano ben venga. Nell'anno in cui si è ritirato Valentino Rossi abbiamo avuto la fortuna, lo dico da italiano, di avere un altro pilota italiano che ha vinto il titolo. Quindi qua mi collego a due domande. La prima, se nel paddock hai sentito la mancanza di Valentino anche in diretta, quindi il pubblico, quindi gli avversari, quindi i meccanici, non lo so, se hai sentito questa differenza. L'altra domanda è, io immagino che tu e Guido e con Sky vi capitano di guardare qualche commento, e a volte capitano dei commenti che vi danno dei faziosi, no? Io dico, a parte che è normale, credo, a volte avere delle simpatie, ma io vi ho sempre sentito in telecronaca esultare per Marquez come esultare per Fabio, poi è ovvio che si esulta magari presi dall'entusiasmo, perché magari Enea è di Rimini e lo conosci, e Pecco è dell'Academy e lo vivi tutti i weekend quando vai al ranch. Però io non ho mai sentito una delusione perché avesse vinto un pilota piuttosto che un altro. Anzi, io mi ricordo quando ha vinto quando l'anno scorso nel 2021 cade Pecco, vince il titolo Quartararo e vince Marquez, io mi ricordo l'esaltazione, la delusione per la sconfitta di Bagnaia, ma l'esaltazione del ritorno alla vittoria. Aveva già vinto qualche gara, ma quella fu la terza gara che vinse Marquez in quella stagione, quindi cioè, io a volte sento un astio spropositato, che poi ci può stare l'antipatia, per carità, ognuno ha le sue opinioni e simpatie, però voi come la valutate questa irriverenza esagerata nei confronti di chi commenta? Anche perché poi parlare live è proprio complicato. Allora, la domanda è molto molto complessa, una bella domanda ma molto complessa, quindi proverò a risponderti. Ora partiamo da Valentino Rossi. Sì, Valentino è mancato ai tifosi a casa, è mancato ai tifosi che sono stati di Valentino, ma è mancato anche noi nei box, nel paddock, nell'insieme. Cioè, un personaggio che innanzitutto, già quando un pilota, uno sportivo, sta nello stesso ambiente per 26 anni, fa una storia. Poi se la storia è quella di Valentino Rossi, che è stato capace con il suo carisma e il suo talento di vincere tanto, di attrarre le folle, di lasciare insomma qualcosa di storico, nel momento in cui esce di scena, lo sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il momento, perché anche Valentino è un uomo normale che non può essere eterno sulla breccia, diciamo, dello sport che ha sempre fatto. Però quando arriva manca, è inutile. Io mi ricordo benissimo i primi Gran Premi, dopo piano piano no, i primi Gran Premi veniva naturale arrivare in autodromo il giovedì mattina
e cercare tra i motorhome, il motorhome suo come si faceva di solito, perché comunque siamo tutti un gruppo di amici, anche gli italiani che siamo presenti nel paddock, anche con i piloti, i meccanici, così. E il motorhome non c'era più, e l'intervista non c'è più, l'incontrare non lo incontri, in pista non c'è, manca, è mancato tanto. È mancato il pubblico, è inutile negarlo che soprattutto le prime gare, tra il fatto di uscire dal Covid, che questo è un elemento che non è stato da poco, l'hanno considerato poco, ma negli autodromi si è fatto sentire, perché quello che è successo col Covid nei due anni comunque ha aperto una breccia, tra la crisi economica, tra il fatto del costo dei biglietti che probabilmente in Italia tipo il Mugello erano un po' troppo elevati, e tra il fatto che ci sono tifosi, io pensavo anche delle volte quando venivo via dal campeggio per il Gran Premio di Misano, perché dormo in campeggio, vedevo delle signore di una certa età con dei tatuaggi della tartaruga di Valentino Rossi, e la guardavo e dicevo, caspita, un po' esasperata, come no, come... però dopo ci ho anche riflettuto, è vero, magari questa signora tedesca o austriaca era diventata un po' grande di età, ma è anche vero che probabilmente quando è iniziato a tifare Valentino era una ragazza giovane, perché poi è cresciuta insieme alla carriera di Valentino Rossi, quindi una parte di pubblico se l'è portato dietro fino alla fine, giustamente, e nel momento in cui ha smesso ha lasciato un vuoto per questo tipo di pubblico qua, che ovviamente andava ricucito, ricreato. Abbiamo avuto la fortuna, come dicevi te, di avere subito un italiano come Pecco che ha imboccato questa strada, l'ha fatta nel modo migliore, con una Ducati, riportando una coppia italiana su moto a vincere dopo 50 anni. Quindi si è ricostruito, ma ci vuole il tempo. Ti faccio un esempio banale. Io perlomeno avevo questa sensazione qua, quando tu guardi un telefilm e lo guardi per anni, all'improvviso devono cambiare diciamo l'attore che è il protagonista, caspita, lì per lì fai un po' fatica a riguardarlo, no? Perché non è il personaggio tuo. Poi dopo alcune puntate, dopo un po' di tempo, ti diventa normale e riparte. Quindi questa transizione noi l'abbiamo vissuta, l'abbiamo avuta. Per fortuna abbiamo avuto dei ragazzi italiani bravi, perché ci voglio mettere dentro anche Nea Bastianini ad esempio, che comunque hanno creato un bel duello, hanno creato una bella lotta, hanno vinto i Gran Premi, sono stati in testa al Mondiale prima uno poi l'altro, uno l'ha riportato, cioè hanno ricreato un interesse mediatico in Italia che si è sentito. Io nelle ultime gare ho rivisto, insomma, non ti dico l'effetto Valentino Rossi, ma abbiamo rivisto, diciamo, una cosa in salita, in crescita, con dei ragazzini, dei personaggi che secondo me sono molto simpatici e molto belli. Tra l'altro l'anno prossimo avremo, questo ci tengo a sottolinearlo perché io sono sempre stato uno dei sostenitori, Pecco che correrà col numero uno, per me ha fatto una scelta bellissima, anche se scaramanticamente tutti quanti dobbiamo incrociare le dita, però è bello, numero uno sulla carena, quindi ce l'abbiamo in Italia ed è bello. E quindi su Valentino ci manca, ci è mancato, ci mancherà, ma ci ha dato una grossa eredità, perché non a caso tra Morbidelli e Pecco e insomma tutto il resto, abbiamo Bezzecchi che sta esplodendo, Luca Marini che sta venendo fuori con delle gare, insomma, diciamo che Valentino Rossi con la sua Academy ci ha lasciato un'eredità che è il proseguo di Valentino Rossi, quindi secondo me è un fattore molto bello. Tra l'altro io penso che Bez possa fare la stagione che ha fatto Enea nel 2022, spero che possa fare delle vittorie Bez nel 2022. Guarda, io sono convinto di sì, perché è un ragazzo che è molto veloce, molto generoso, tra virgolette, spettacolare, perché lui è un generoso, io lo chiamo sempre, anche quando a volte ci incontriamo io in pista a girare con la moto e anche in altri sport. Lui di sicuro non è uno che si risparmia, che lesina sul rischio per poter dare qualcosa in più. Però io ho molta fiducia anche in Luca Marini, perché è un ragazzo che ha delle linee diverse, un modo di guidare diverso, e quando si mette in quadro, come ci ha fatto vedere anche in Moto2, io sono convinto che lui possa avere un potenziale davvero alto, e se ricordi tante gare ha fatto quarto, insomma è sempre stato lì in mezzo ai migliori. Io mi aspetto molto anche da lui, devo dire molto sinceramente. Poi lottare per il mondiale rimango certo. Ti faccio le ultime domande, volevo chiederti. Non ti ho risposto, scusami, esatto, non ti ho risposto sul discorso del tifo. Allora, noi non facciamo il tifo, io non, perlomeno espongo la mia opinione, non posso parlare per Guido Miele ovviamente, anche se siamo, diciamo, più amici che colleghi, quindi la conosco benissimo, però io espongo la mia.
Non sono un tifoso, ma sono un grande stimatore dei prodotti italiani, dell'Italia e dei ragazzi italiani. Per cui, ripeto, come ho detto prima, vogliamo bene a tutti gli altri piloti, siamo amici con tutti. E, tra virgolette, Fabio, che è l'antagonista, diciamo, per eccellenza di Pecco, ci siamo molto amici, ci scherziamo, ci parliamo. È chiaro che se alla fine devo esultare un po' di più lo faccio per un ragazzo italiano e non per un ragazzo magari francese o spagnolo. La stessa identica cosa vale per Aprilia e Ducati. Io ho sempre adorato la Suzuki, per dirti un esempio, però se l'Aprilia mi vince un Gran Premio non posso non essere felice, non posso non esultare di più per un prodotto che i nostri ragazzi italiani magari quando vanno a lavorare durante la settimana la costruiscono, ecco. Per cui io a questa cosa ci tengo particolarmente. Poi è vero, parecchi ci danno, no, in parecchi, sferma, in pochi ci danno dei faziosi. Lì, di questi che ci danno dei faziosi, ci sono due segmenti a occhio e croce, poi ce ne saranno un po' di più, ma i due grossi sono questi. Allora, c'è il filone ex che ce l'hanno contro Valentino Rossi. E siccome noi comunque parlavamo di Valentino Rossi, perché parlare male di Valentino Rossi mi sembra una cosa assurda nella storia del motociclismo, quelli che erano contro Valentino Rossi erano, tra virgolette, anche contro di noi. Per loro adesso parlare, che noi parliamo magari di Bastianini o di Pecco e non, e magari a sfavore di Marquez, che magari possa essere quello che loro considerano a sfavore di Marquez, a loro dà fastidio, perché lo prendono a cascata, capito, a caduta, certo. E quindi c'è quel filone lì che comunque è rimasto lì e loro la vedono a loro modo. Quando ti hai detto che noi abbiamo elogiato tantissimo Marquez, che ha vinto a Misano con Quartararo, che addirittura si è giudicato il titolo e gli abbiamo fatto dei grandissimi applausi, come li abbiamo fatti anche quest'anno nelle gare, se vi ricordate, se ti ricordi, come il sorpasso dell'Austria, che ha fatto una roba a Miller incredibile per una MotoGP, come la gara della Malesia o tantissime altre occasioni. Quindi li abbiamo sempre sostenuti. Chi è di quel filone ex contro Valentino Rossi, che ce l'ha un po' con noi, queste cose non le sente, non le vede. Loro dicono che comunque a prescindere noi diciamo il contrario. Per cui non ci può piacere a tutti e non si può essere d'accordo con tutti. Poi ci sono altri, sono veramente pochi, però io li ho letti e rispondo anche molto volentieri quando ho il tempo di poterlo fare. Parecchi hanno anche, mi hanno ringraziato e hanno che magari, tra virgolette, e capito la cosa, che dicono sì, il motociclismo è una cosa mondiale e quindi voi dovete fare pari per tutti. E a me dispiace, io non ce la faccio. No, ma non è, cioè, allora, se io manco di rispetto a un pilota spagnolo, cioè, ad esempio, tra i nomi dei favoriti, cioè, di quelli che mi piacevano di più, ti ho dato Jorge Martin, non è che ti ho dato, voglio dire, certo. No, a prescindere un italiano, ti ho dato Jorge Martin, che è uno spagnolo. Quindi, però, se io sono lì che me la gioco al pelo, il mio cuore da italiano in una TV italiana che commette per gli italiani porta più in Italia. E poi ripeto, non manco di rispetto e non denigriamo nessuno, però è chiaro che io sono molto più felice se mi arriva un ragazzo italiano davanti. E non ma io dico sempre una cosa a chi ricerca un certo distacco magari nel commento: esiste l'abbonamento su MotoGP.com, che è in inglese e che in teoria sono lì il mondiale lo commentano super partes, diciamo, no? Quando c'è il mondiale di casa, loro sono la donna, giustamente, esatto, o il mondiale di sci che c'è appena stato con è ovvio che la voce narrante di quel paese cercherà di sottolineare le gesta dei propri piloti, ma mi sembra normale e anche opportuno, se devo. Ma perché secondo questi, quando, se tu ascoltassi la telecronaca in Francia o in Spagna, fanno il tifo per Pecco? Voglio dire, io mi ricordo in Francia per Zarco e Quartararo ci sono giornali le settimane intere, ci sono commenti per, in Spagna lasciamo stare, che proprio parlano solo degli spagnoli, voglio dire, quindi. Anzi, ci hanno detto che addirittura noi siamo, tra virgolette, anche molto più equilibrati rispetto, però dispiace, io chiedo scusa, non è che voglio essere presuntuoso, io chiedo scusa, ma non ce la faccio. Io quando c'è un ragazzo nostro che mi va a finire davanti o con una nostra moto, io per quanto non ci riesco a essere
mi parte quella stecchettina un po' di, capito, di favore per gli italiani, ecco. Allora, ho le ultime due domande. La prima mi collego all'Academy. Prima abbiamo citato Franco Morbidelli. Ti chiedo, tu che lo vedi anche fuori e forse ci puoi rispondere. Io ho fatto un video dove dicevo che probabilmente è forse l'ultima chance di dimostrare tanto per Franco, perché nell'ultimo anno e mezzo, ma diciamo solo l'ultima stagione, sembra avere staccato la spina da qualcosa, sembra non essere sereno, psicologicamente più che fisicamente dopo il rientro dall'infortunio. In Malesia l'ho visto benissimo, sfortunato per le penalizzazioni, però è stato una perla in mezzo a un calendario, a una stagione molto deludente. Tu il Franco del 2023 come lo vedi? Perché io auspico che possa tornare ai livelli del 2020, a quello che ci ha fatto vedere quando guidava la Petronas, ma oggettivamente l'ho visto molto in difficoltà. Allora, io ritengo che Franco sia un pilota molto forte e non si arriva vicecampione del mondo per caso fai una gara, non fai un mondiale, per caso vinci una volta, non vinci diverse gare come ha fatto lui. Io credo che lui sia fortissimo, che però abbia avuto delle circostanze, cioè si siano concatenate delle circostanze che l'hanno messo con le spalle al muro, secondo me, del tipo. Lui aveva trovato un equilibrio incredibile con Forcada, alla Petronas, con una moto, se ricordi, che non era neanche di ultimissima generazione, erano riusciti a farla rendere al massimo e ci ha fatto dei risultati incredibili. Poi arriva che si fa male, quindi già un infortunio ti toglie via dei mesi dalla pista e ti costringe fisicamente a ritornare quello di prima, soprattutto la MotoGP di adesso. Nel frattempo viene licenziato Vinales, quindi lui si va a operare, sta fuori per un po', per 5 mesi, mi pare, se non ricordo male, 5-6 mesi. Rientra non più nella sua squadra, rientra in un altro team, con un altro capo tecnico, con tutte altre persone, non ancora a posto fisicamente e con una moto molto diversa. Per cui, da che probabilmente io credo lui fosse convinto di ritornare. E se prima faceva bene con la sua, con questa di esserla davanti, si è ritrovato secondo me in mezzo all'oceano, senza una barchetta, un gommone, niente, proprio là in mezzo si è trovato. Quindi è stata una situazione molto difficile, anche perché il confronto è sempre il compagno di squadra e Quartararo quella moto lì la fa andare molto forte. Poi dopo è stato cambiato di nuovo il capo tecnico, è stata una situazione molto difficile, ma di base mi verrebbe da dirti questo. Questa Yamaha qua è veramente così per tutti? Così facile come era una volta? Perché a me questo dubbio è venuto tante volte. Allora, la Yamaha una volta chiunque ci saliva, ferma, chiunque tipo pilota veloce, talentuoso, no? Perché qualsiasi pilota andava lì, andava. No, però quelli talentuosi che andavano forte su quella moto e rendevano subito. Questa moto che è arrivata alla fine, se ricordiamo, Valentino, il penultimo anno, caspita, è caduto in delle gare, se non ricordo male, Barcellona era attaccato a Quartararo, giocava la vittoria, si giocava. Si era fatto il podio, aveva fatto il podio, dove in Malesia era stato in testa, poi era caduto, cioè, comunque era là davanti che faceva il protagonista. L'ultimo anno, cioè l'anno dopo, con questa moto io l'ho visto andare a finire improvvisamente dietro. Decimo, undicesimo, nono, dodicesimo. Vabbè, Valentino l'ultimo anno non ha più voglia, dicevano. Mi sembra strano, io lo conosco bene, non mi sembra uno che faccia un anno così gratis per stare in pista. È che proprio non ci riusciva ad andare più forte. Dovizioso è rientrato su quella moto lì, l'abbiamo mai visto, no? Sparito completamente, asciutto, bagnato, sparito completamente. Quindi anche Morbidelli che mi ritorna, va lì e rimane laggiù dietro, Vignale si era perso proprio la matassa completamente. Mi viene da pensare che probabilmente quella moto non è così semplice come sembra e che Quartararo riesca a farla rendere in maniera migliore degli altri. Quindi tanto di cappello a quello che ha fatto Quartararo in questi 2 anni qui. La moto può andare forte, probabilmente bisogna usarla in un modo che lui la usa bene e gli altri no.
Tra l'altro aggiungo, e poi andiamo all'ultima domanda, che quest'anno non avranno neanche il team satellite e che, come ci ha insegnato Ducati, che ha aperto una breccia, come hai detto tu prima, avere i team satellite vuol dire raccogliere una moltitudine di dati che ti permettono di fare un passo in avanti gigantesco. E Yamaha quest'anno magari, anche se partirà bene, me lo auguro per vedere un po' più di competitività, nella seconda parte di stagione, quando c'è bisogno di mettere insieme i dati, potrebbe avere qualche problemino. Questo sì, questo ora da una parte ti consente di lavorare leggermente più in maniera più rapida, dall'altra, come dici te, raccogli pochi dati, quindi devi affidarti solamente a quello che hai in casa. Il problema, secondo me, però, di base lì è un altro: dipende quanto vogliono e decidono di essere rapidi i giapponesi e quanto vogliono ascoltare, perché a volte loro, se una cosa, per dirti, per Quartararo sta funzionando, ma possono anche provare una modifica, andare a toccare quello che è poco alla volta, quindi per Morbidelli probabilmente non è semplice dire alla Yamaha: caspita, a me magari servirebbe una, diciamo, un comportamento diverso del telaio della moto, perché questi, per muoversi, veramente vanno con le pinze, capito? Quindi io mi auguro che durante l'inverno questo lo abbiano capito, perché in tante occasioni Quartararo è stato magnifico, ma in alcune occasioni anche lui ha trovato il limite della moto che non riusciva a darci oltre. Quindi se vuoi vincere un mondiale bisogna che la moto ti accompagni sempre, perché basta un gran premio sbagliato che ti costa il mondiale. Sono d'accordo. Ultima domanda, come si fa a essere così precisi, attenti nell'analisi tecnica? Sembra una domanda sciocca, perché è il tuo mestiere riuscire ad analizzare tecnicamente quello che succede. Ha perso il posteriore e l'anteriore, come dire, sono cose che ormai sono diffuse. Ma adesso, vedere che è stata colpa dell'aletta che si è spezzata prima, piuttosto che l'incidente, chi è andato addosso a chi per quale motivo, ha aperto il gas troppo presto, è solo l'esperienza di aver visto e di aver vissuto tante gare, o investi un po' di tempo a riguardare quelle precedenti, a capire dov'è, il margine di errore del pilota e della moto? Adesso qui ti do una grossa delusione, lo sai? Perché in realtà io non riguardo mai le gare, mai, perché mi dà fastidio riascoltare la mia voce e risentirmi, non ce la faccio. Quindi se la guardo, dovrei guardarla senza audio. Perché non ce la faccio proprio. Ma no, non è una cosa assolutamente preparata. Il discorso, secondo me, è questo, credo, non lo so, perché la risposta teoricamente non ce l'ho. A me piace molto la moto. Piace molto la moto, piace molto portarla in pista e vederla in pista. Quindi quando le guardo e quando le commento, quando sono in cabina con il monitor che vedo, non lo so il motivo, ma mi immedesimo molto dentro quello che sto vedendo. È come se, tra virgolette, fossi nella moto con loro, ecco. E chiamiamolo occhio, colpo d'occhio, la fortuna di avere un colpo d'occhio. Ecco, a volte sì, sono molto attento ai particolari, cioè magari anche mentre vado per strada e passo, mi accorgo, non so, passando con la macchina, che quello lì c'ha la ruota sgonfia un po' dietro alla macchina, che l'altro c'ha, capito? Noto tanti particolari, ecco, i particolari, io sono uno che mi piace molto osservarli, quindi noto tutto e mentalmente me li segno. E in più, tante volte magari potrei anche sbagliare, però per fortuna vedo che mi è sempre andata bene, e quindi non so se è fortuna o... Però è una cosa che riesco a immedesimarmi dentro e mi pare di avvertire quello che sta per accadere, che avverte anche il pilota. E ora tante volte ci confrontiamo anche così poi nei paddock: ah, caspita, Morbidelli un giorno è stato bravissimo, cioè, mi ha fatto molto piacere, è tornato dopo l'infortunio, fa: ah, io lo guardavo a casa la gara, bravo, come hai fatto a capire là che era successo quello che io non c'ero arrivato? Quindi a volte mi va bene, ecco. Però è solamente una questione di attitudine, Certo, non sono assolutamente. così È un talento, bravo. è un talento, Sanchio. Non sono così bravo ad andarmi a preparare tante cose, perché non, secondo me ogni
ogni episodio è suo, hai capito? Per cui a volte mi capita di avvertire questa cosa qui. Per fortuna fino adesso mi ha aiutato, poi il giorno che dirò un grande e visto, e visto che ti immedesimi tanto, c'è qualche giorno che ti svegli un po' più nostalgico degli altri e ti viene un po', come dire, appunto la nostalgia e il ricordo di quando correvi tu in moto e ti mancano le corse, parlo del mondiale che hai fatto... Insomma, c'è un momento che dici, cavolo, vorrei tornare, avere 20 anni in meno e correre ancora? O è una cosa che ti sei lasciato alle spalle e ti godi la nuova carriera da commentatore? Allora, io credo che non esista nessuna persona al mondo che non vorrebbe avere 20 anni in meno e ritornare a fare quello che faceva 20 anni prima. Se c'è, me lo deve spiegare perché c'è un motivo, c'è un problema, ecco. Detto questo, sì, ci sono delle volte in cui... Soprattutto ci sono delle piste che quando arrivi, tipo Phillip Island, per dire uno, o Mugello, cioè Phillip Island, tu arrivi e non puoi non avere dentro, caspita, la voglia di andare a fare il turno, di andare a fare la gara, o che non ti ritorna in mente quando hai fatto le gare. Poi magari ci sono alcuni circuiti che hai degli episodi un po' più, diciamo, legati a te, oppure il circuito che ti piaceva di più, quindi... Ti richiama, sì, però devo anche dire la verità che mentalmente secondo me uno riesce a crescere quando capisci che il tuo fisico non è più per quella cosa lì, cioè il tuo tempo su quella roba è passata, cioè ad esempio, provo a dire, magari mi sbaglio, Valentino Rossi ha fatto tutto quello che ha fatto, ha dato tutto fino alla fine nelle moto, ha smesso a un'età tra virgolette da record per le moto, però probabilmente dentro di sé ha capito che quello ci va a divertirsi, si va a divertire a Misano, però quella fase lì è finita, è passata, cioè adesso mentalmente sia il corpo che la mente è per altro e quindi far altro, tra cui una bambina, correre in macchina, la passione della gara, ecco. Quello che ti manca tanto è l'adrenalina della competizione. Io sono uno molto agonista. Io se devo fare una partita a calcio balilla per ridere con gli amici, non ce la faccio. Noi quando ci giochiamo anche nel paddock con la sera, si finisce... Io non, cioè, a me non interessa vincerla. Quindi, ecco, diciamo che l'adrenalina della gara è l'unica cosa che ti manca sempre. E ad esempio a me, io adesso mi sto divertendo moltissimo con i simulatori delle macchine, no, che diciamo, come si chiamano, i sim, quei simulatori delle gare di auto, mi diverto da matti perché comunque online corri con dei campionati e tra virgolette quando sei lì c'hai l'adrenalina comunque della partenza e della gara, è diverso. È anche bello perché se vado nel muro, scendo dal simulatore, mi faccio una Coca-Cola, esatto. Sono morto. non ho danni, ecco. Però comunque è un riprovare un'adrenalina della competizione. Però arriva il momento in cui io l'ho fatto bene, che devi, la tua vita è un'altra. E per fortuna ho avuto la fortuna, questo lo ammetto, di essere stato preso per fare questo mestiere che comunque a me coinvolge tanto. Ti tiene vicino. Mi piace moltissimo perché... Quando lo spiego a chi è a casa, perché lo faccio con passione, è come se fossi al bar a parlare con gli amici, per cui mi coinvolge molto, non mi dà quello che mi dava prima quando correvo, ma mi piace tanto, quindi mi tiene molto dentro, ecco. Allora io ti saluto e ti dico, sprint race sì o no? Cioè sei a favore della sprint race o no? Perché il rischio, io non vedo l'ora di vederle in realtà, però con questo calendario pieno di corse, tra l'altro c'è nella seconda parte di stagione c'è un sacco di gare asiatiche consecutive, quindi mi immagino la logistica come andrà in frantumi, arriveranno spompati i piloti. Ma a te queste sprint race, questa idea, ti piace o non ti piace? Va bene anche monosillabe la risposta. A me sì, potrei essere uno di quelli che si sbaglia, ma ti dico rapidamente sì, perché secondo me è una cosa che vedrai che inizialmente sarà un po' così, ma darà un bel input e un bello sprint al mondiale, quindi sì. È come l'attore, il protagonista che cambia attore e dobbiamo solo abituarci. Come dobbiamo prima. Solo abituarci, credimi, io credo che dopo 3-4 gare sarà una cosa che invece avrà un fascino particolare. Io vengo dalle due gare di Superbike che erano anche attaccate tra di loro e avevano un grandissimo fascino, quindi
Io dico di sì, sono uno dei pochi che sono a favore di questa cosa. Prima di chiudere, ti do un altro nome quest'anno. Vai. Perché mi hanno dato che, siccome dicono che tifo per gli italiani è vero, e quindi ti do un nome nuovo che presto arriverà nella MotoGP e farà delle grandi cose. Vai. Guevara. Attenzione, sì. Perché Guevara mi ha ricordato nel mondiale della Moto3 di quest'anno tante volte Valentino Rossi, quindi secondo me è uno di quelli tosti. Tra l'altro, giusto per chiudere con gli spagnoli, Acosta quest'anno immagino si giocherà il titolo con Ogura, immagino, in Moto2, quindi... Sì, basta che Ogura non fa quello che ha fatto l'anno scorso. Esatto. Se si è inventato qualcosa. Ma Guevara non lo lasciare fuori. Dai, sono contento perché Guevara mi piace anche a me e non so se subito potrà essere protagonista, ma non vedo l'ora di vedere le gare. Già è passato poco da novembre, ma già mi mancano in maniera... è fatta, ci siamo ormai. Manca poco, dai, tra poco i test, dai, mancano 2 settimane, sono i test. Grazie Sanchez, sei stato gentilissimo, un abbraccio e in bocca al lupo per la stagione. Crepi e ciao a tutti. E quindi un grande grazie a Mauro Sanchini, non vedo l'ora della nuova stagione. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per non perdere altri contenuti di TalkGP. Io prima di salutarvi mi scuso se ci dovessero essere stati dei problemi tecnici nel suono o abbiamo avuto qualche problemino, forse è rientrato o forse no, me ne accorgerò solo quando caricherò questo video. Comunque abbiate pazienza, a volte online da remoto può capitare che qualche cosa non vada per il meglio. Spero comunque che il contenuto sia percepito nella migliore qualità possibile. Questa volta è andata così. Io vi abbraccio, iscrivetevi al canale, mettete like, condividete TalkGP. Un abbraccio, alla prossima. Ciao!